Questo è un progetto che nasce da una collaborazione fra Europe Direct Emilia Romagna, il nostro centro di informazione e comunicazione sull'Unione Europea, sulle politiche dell'Unione Europea, dell'Assemblea Legislativa delle Regioni Emilia Romagna e la Scuola di Scienze Politiche dell'Università di Bologna. Con questo progetto noi cerchiamo di avere un rapporto con i giovani dell'Università di Bologna, ma non solamente, che ci permetta di non solo attivare un contatto, ma di avere da loro opinioni, proposte, idee. Quindi non saremo noi in questo caso a parlare, a spiegare, ma loro a dirci tante cose che noi come Europe Direct Emilia Romagna abbiamo intenzione di riportare come feedback alle istituzioni europee. Questo progetto è, diciamo, la continuazione ideale di una collaborazione con Europe Direct che è stata iniziata già l'anno scorso. E il progetto, diciamo, per noi che siamo esperti di comunicazione, che ci occupiamo di comunicazione pubblica e sociale, è un modo per avvicinare i giovani all'Europa, alla UE e ai suoi, diciamo, ai suoi canali di comunicazione, ai temi che sono più rilevanti oggi all'interno dell'Unione Europea e renderli più consapevoli. È una questione, cioè, anche politicamente intesa, che è di accountability, cioè il modo in cui i feedback, ma soprattutto le istanze sociali giovanili, riescono poi a entrare non solo all'interno del dibattito pubblico, ma all'interno del dibattito politico. Investire soprattutto più sui giovani e promuovere l'Erasmus, che secondo me è un'esperienza fondamentale. E non ho mai sentito nessuno parlare male dell'Erasmus, è un'esperienza fondamentale secondo me. A mio avviso l'Unione Europea potrebbe comunicare in modo più diretto e anche più specifico direttamente ai cittadini. Per esempio, io sarei molto contenta se potesse arrivarmi una mail una volta al mese, una volta ogni due mesi, con diversi link a cui io posso accedere per capire cosa l'Unione Europea sta facendo, cosa l'Unione Europea vuole fare e cosa l'Unione Europea ci chiede. Esistono già degli incentivi al lavoro, all'imprenditoria privata per i giovani? Potenziamoli, anzitutto questo, poi gli aiuti che vengono dati per gli studenti all'estero, pagare l'affitto per esempio in città dove questo è gravoso, oltre a un aiuto magari per la retta in un paese straniero, può essere un aiuto. I giovani abbiano comunque dei diritti che magari non sono ancora particolarmente conosciuti da tutti, ma comunque diciamo hanno l'opportunità di poter viaggiare o comunque la possibilità di istruirsi in tutti i paesi dell'Unione Europea e di conseguenza anche poi eventualmente poter cercare lavoro in diversi paesi appunto appartenenti all'Unione e di conseguenza, insomma, credo sia una delle principali opportunità che ci vengono date. Io mi sto divertendo molto, mi piace molto il dibattito, dire anche la mia opinione su queste cose, mi piace molto anche l'argomento, quindi sono molto contenta di questo. Trovo la giornata di oggi molto dinamica e è bello perché comunque c'è un confronto di idee fra persone diverse. Per me anzitutto è produttiva, ma dà speranza riguardo al futuro dell'Unione Europea. Ritengo che sia stata una giornata produttiva perché comunque è bello quando escono fuori nuove idee tra i vari giovani soprattutto. Abbiamo scritto scoperta e informazione e credo che questo sia un'occasione per scoprire ancora di più cosa caratterizza il nostro sistema e dall'altra parte informarsi credo che sia la strada continua per poter raggiungere nuove soluzioni.
l'esperienza di oggi è stata davvero molto interessante, perché è stato un luogo e un momento di confronto comunque tra persone diverse, studenti diverse che hanno una storia, delle esperienze di vita all'interno dell'Europa differenti, e sono venute fuori tante belle idee che speriamo di portare nell'incontro del 12 dicembre. Anche secondo me una bellissima iniziativa, soprattutto per quanto riguarda il metodo e il modo in cui abbiamo affrontato certi discorsi e certi argomenti, un modo molto partecipativo per far appunto uscire dalle nostre opinioni, dalle nostre idee, anche delle cose molto interessanti da poter appunto, come diceva la mia collega, portare poi al 12 dicembre di fronte a una platea di persone appunto con competenze sicuramente più forti e più importanti delle nostre.